Esagerato. Fatica. Tra l'altro mi fa male anche la milza. Ma va? Non so mai se a destra o a sinistra. La milza? Milza è dietro, Giovanni. Avrei mai detto. Beh, l'importante è di essere arrivati in tempo. Allora, prima di cominciare lo spettacolo, vorremmo fare dei ringraziamenti. Prendi fiato. Oh, ce la faccio. Vorremmo fare dei ringraziamenti. In realtà non ce ne frega assolutamente niente. Siamo stati obbligati. Qualche secondo di pazienza e entriamo nel vivo. Ci sarebbero un sacco di persone da ringraziare, ma noi vorremmo ringraziarne una in particolare, quella che più di ogni altro si è data da fare affinché noi fossimo qua con voi sotto questo straordinario tendone che sorge nel centro di Milano. E questa persona risponde al nome di mia madre. Perché ridono, Giovanni? Probabilmente la conoscono, Giacomo. Non è niente. Dai, che stai andando bene. Dai. Voglio ringraziare mia madre che quando ero piccolo mi ha dato tante, ma tante legnate sulla testa, ma in questo modo mi ha fatto capire quanto è bella la vita. Grazie, mamma, col cuore lo dico. Grazie. Grazie, Giacomo. Grazie per avermi ricordato che anch'io c'ho una persona da ringraziare. E sono felicissimo che questa sera ne approfitto. Si tratta di mio padre. Ah, se poi scoperto chi era tuo padre? Non c'era quella diatriba tra 7 o 8 che si è scoperto? Aldo, non ti preoccupare, vai avanti. Sono in tanti nelle tue condizioni, vai. Mio padre, che fin da bambino mi ha preso a cinghiate, ma dalla parte della fibbia. Questo per farmi capire quanto è giusta la vita. Grazie, papà. Grazie, Giacomo. A questo punto, anche io vorrei fare un ringraziamento doveroso. Vorrei ringraziare i genitori di questi due, che li hanno saccagnati per bene e io ho passato un'infanzia felice. Grazie al papà e grazie alla mamma. Basta. Aspetta, Giovanni. Io ne approfitterei perché questa sera sento che siamo di fronte a un pubblico caloroso e anche molto sensibile. E quindi io ne approfitterei per ringraziare un'altra persona, la mia fidanzata. Quella che avevi per mano in libreria? Pensavo fosse un cocker. No, perché leccava i libri. Dico, che strano approccio verso la cultura che ha questa ragazza. E che libri? Lascia perdere, sono in tanti nelle tue condizioni, guarda. Devi salutare qualcun altro? No, basta. E allora, signori e signori, sigla!